Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Un Vangelo conosciutissimo, quello di oggi. Ma vi siete mai chiesti perché Gesù fa questo tipo di domande ai suoi discepoli? Evidentemente non era mosso dal desiderio di sapere che cosa le altre persone pensassero di lui. Non gliene poteva fregar di meno. Peraltro Gesù non voleva nemmeno porre una domanda suggestiva, così da portare i suoi uditori a ritenere che lui fosse il Messia, sulla base della sua capacità dialettica, come purtroppo tante volte fanno anche gli uomini di chiesa. Gesù evidentemente ha posto questa domanda circa la sua identità al fine di aiutare i suoi discepoli a mettere ordine rispetto a quanto avevano ascoltato e visto fino a quel momento. Gesù, insomma, ha voluto aiutare i suoi discepoli ad indagare sull'esperienza, giudicando la natura del loro rapporto, perché il loro stare insieme acquistasse una nuova forma. Quante amicizie abbiamo io e te che però si fermano alla banalità, alla superficialità. Spesso si sta insieme perché non si sa in quale altro modo perdere il tempo. Gesù ha sollecitato i suoi compagni di cammino a chiedersi chi lui fosse per evitare che la loro amicizia si riducesse appunto a un perdere tempo. Noi siamo chiamati a chiederci se i nostri rapporti, quelli che sentiamo più cari, sono di aiuto al nostro cammino oppure no. Questo è il motivo delle domande di Gesù. Anche perché Pietro, che risponde anche oggi nella sua solennità con la solita irruenza profetica, viene per questo investito di custodire questa amicizia, divenendo la roccia, il fondamento. Una roccia, Pietro e il Papa, contro cui Gesù dice gli inferi mai prevarranno. Nulla prevarrà mai contro questa amicizia che è la Chiesa. Ma avete presente quanto oggi Francesco sia proprio attaccato e spesso da coloro che dicono di essere dentro la Chiesa? Pietro e il Papa sono la roccia e come anello di congiunzione ci permette però di capire se siamo dentro o fuori la comunione della Chiesa Cattolica. Peraltro chi sta con il Papa entra nel Regno dei Cieli, mentre chi sta contro il Papa cade in balia di Satana. Questo è il senso, detto in maniera molto semplice, della solennità di oggi.